Buonasera, buonasera e benvenuti a questo secondo incontro sulla poetica di Alda Merini. Abbiamo affrontato nella settimana scorsa il rapporto di Alda Merini con il manicomio nel contesto di un percorso di ricerca e di approfondimento che conduciamo da 4 anni con l'Associazione Culturale Decennale Alda Merini, e lo abbiamo iniziato questo percorso nella costruzione di uno spettacolo teatrale che riportasse sulla scena l'ultimo periodo di Alda Merini, diciamo gli anni 2000. In cui lei racconta la sua storia e si relaziona con dei personaggi che la vanno a trovare, che portano ad esplorare di volta in volta diverse dimensioni del sé e del suo rapporto con gli altri. Questo spettacolo è stato in tournée 4 anni, adesso siamo fermi, siamo in attesa di ripartire come tutte le persone che fanno la nostra professione. Nel frattempo stiamo continuando a tenerci in contatto attraverso i nostri canali social, la pagina Facebook Dio arriverà all'alba e questa nuova pagina Facebook Indagine su Alda Merini, che è nata insieme a questo libro. Indagine su Alda Merini, non fu mai una donna domesticabile, un libro che ho scritto proprio sullo slancio curioso di questo periodo di approfondimento, che è stato un percorso meraviglioso anche per me, per la mia crescita personale, e che quindi ho deciso di condividere con le persone interessate, e andando anche un po' a rispondere a quelle tante domande ancora irrisolte rispetto a quelli che sono i nuclei tematici fondamentali di Alda Merini, che questa sera è qui con noi con una meravigliosa cartolina che mi ha regalato, pensate, Giuliano Grittini, al primo incontro che abbiamo avuto a teatro a Milano, il nostro debutto milanese al quale hanno partecipato anche Barbara Carniti e Laura Bertassello, che sono rispettivamente la figlia e la nipote di Alda Merini, la figlia della sorella Anna, e che ringrazio perché ci hanno supportato sia nelle nostre tante date a Milano sia nella realizzazione di questo libro, perché Giuliano Grittini ha curato la copertina e Laura e Barbara hanno curato la prefazione e l'hanno presentato con noi sulla pagina di Dio arriverà all'alba. Ora immagino che vi siate collegati tutti, inizio a vedervi. Buonasera Stefano, buonasera Alessandro, buonasera Anna, grazie, benvenuti qua con noi. Affrontiamo subito l'argomento di questa sera, il rapporto di Alda Merini con la fede, con questa sorta di religione allargata. Allora, la fede è un tema portante di tutta la poetica di Alda Merini, a partire dai suoi esordi negli anni 50 con Paura di Dio, che è stato dato alle stampe subito dopo la presenza di Orfeo, la sua pubblicazione d'esordio, fino agli anni 2000, quindi alla sua ultima produzione. Alda Merini, lo sappiamo, è morta nel 2009. Nel ricostruire la vastità della dimensione mistica, spirituale, carnale di Alda Merini, le sue radici, io vi propongo un percorso che ai miei occhi è risultato più semplice, più affascinante, che ci porta poi nella direzione di tematiche più ampie. Partirei dall'infanzia di Alda Merini. Alda Merini aveva una grande passione per il pianoforte. Lo aveva incontrato per caso con una lezione privata improvvisata, e poi si era molto legata allo strumento e le diede conforto nel periodo della guerra e subito dopo la guerra, quando comunque c'era una condizione di miseria generale, la possibilità di poter continuare a suonare il pianoforte, malgrado non potesse pagarsi lezioni private, andandolo a trovare nell'oratorio di un convento di suore. E quindi iniziò a frequentare l'oratorio con la possibilità di continuare a suonare, e associò a questo un'accezione chiaramente di valenza positiva. Un altro episodio molto divertente in realtà del rapporto di Alda Merini con l'istituzione della Chiesa. Lei era una bambina abituata la sera a pregare ogni sera prima di andare a dormire. Quando andava dagli zii a Torino, c'erano questi zii molto rigorosi in quanto a etichetta, aveva l'opportunità Alda di passare del tempo con la nonna.
La nonna era una donna particolarmente libera e abbiamo visto qualche giorno fa in un post come Alda Merini racconta che uscissero insieme il pomeriggio per andare a messa e prima di rientrare a casa si fermavano sistematicamente davanti alla Pernigotti, entravano, facevano merenda e la merenda era sempre in qualche modo offerta dalla cassetta delle offerte della chiesa. Questo perché la nonna di Alda Merini ebbe delle diatribe familiari non ben precisate che la portarono a un certo punto dell'esistenza a dover contare soltanto su se stessa, senza avere un lavoro, senza avere una possibilità di mantenersi autonomamente, iniziò a riprendersi quello che nel tempo aveva affidato nelle mani di Dio e non se ne sentiva affatto, non si sentiva in difficoltà rispetto a questo, le sembrava un gesto molto naturale. E Alda Merini, insieme a lei, andava a fare queste piccole rapine. Naturalmente poi la nonna tornava a casa la sera, le veniva il mal di pancia, si chiamava il medico, Alda veniva messa, no, in castigo dalla zia che le faceva pressioni, domande per capire come mai la nonna avesse mal di pancia, ma Alda Merini non ha mai tradito né la nonna né questo loro piccolo segreto. Ecco, questo slancio nei confronti della vita, questa fame di tutte le esperienze quotidiane è un segno distintivo della poetica di Alda Merini, che fin dall'infanzia quindi si mette in moto e si sperimenta nel mondo. Ecco, un altro episodio emblematico rispetto al rapporto di Alda con la fede, con la sua istituzione soprattutto, fu che in adolescenza vacillò nell'idea di farsi suora, aveva una zia suora e quindi le scrisse per avere un parere, un'indicazione perché voleva prendere i voti. La famiglia la dissuase ampiamente da questo proposito. Si dice anche che fu legato al fatto che magari avrebbe preferito continuare gli studi e quel contesto le dava l'opportunità di proseguire gli studi. In ogni caso, mise da parte l'idea di farsi suora, ma le rimase comunque questa grande considerazione per l'anima, questa grande considerazione per il divino in tutte le cose, anche nelle più quotidiane, e questo atteggiamento gioioso, di andare incontro ad ogni nuovo giorno come fosse un'opportunità. Un altro episodio, che si lega molto poi all'approccio, di Alda Merini nei confronti del divino, è il fatto che, fu dissuasa dall'idea di farsi suora anche proprio perché si ricordò che da bambina, subito dopo la nascita del fratellino Ezio, che aveva aiutato ad allevare nel periodo della guerra, in cui erano soltanto lei e la madre a Vercelli nella campagna, questo bambino piccolo da nutrire, da ninnare, da pulire. E Alda Merini si ricorda che in quel frangente pregava ogni sera Dio che le facesse avere un bambino suo, perché le era piaciuta questa dimensione dell'accudimento e sentiva che faceva in qualche modo parte di lei, delle sue aspirazioni nella vita per sentirsi completa. E naturalmente questo poi lo esplorò a lungo e profondamente, questa dimensione della sua maternità. Addirittura c'è un verso in cui Alda Merini racconta di Cristo come avesse un ventre di madre, un cuore di donna e tirarsi su la sua tunica lunga come se fosse lo strascico di una sposa. Quindi aveva visto se stessa e tutti i suoi patimenti di madre, d'amore, più grandi riflessi nella figura di Cristo. E vediamo adesso, approfondendo un po' i rapporti di amicizia di Alda Merini con preti, cardinali, vescovi, teologi, addirittura scrisse una lettera al Papa. Ecco, in questi rapporti approfondiremo insieme ad Alda Merini quello che è stato il suo percorso di avvicinamento poi alla lettura dei Vangeli e quindi anche la capacità di mettere a fuoco quanto l'istituzione Chiesa si fosse a un certo punto sganciata dalla verità dei Vangeli e si fosse censurata in una serie di
prescrizioni ai fedeli molto stringenti e molto mortificanti dal punto di vista del corpo, che in realtà però in origine non erano considerati, che sono stati aggiunti dalla morale istituzionale per esercitare un potere di controllo sulla popolazione, un potere temporale, quindi un'altra cosa, è potere, non amore. Chi sono le persone che hanno aiutato Alda Merini a fare questo percorso di avvicinamento a Dio? Anche se lei chiaramente già abbiamo visto lo aveva in sé questo seme fin da bambina, le sue frequentazioni furono molto importanti. Tra i suoi amici abituali frequentatori della sua casa c'era Monsignor Ravasi, al quale Alda Merini, dicevamo prima, affidò anche una lettera per il Papa. Poiché aveva delle cose da dirgli, quindi era stata concordata un'udienza, tra l'altro nel contesto di una manifestazione che riuniva diversi artisti di diverse nazionalità, e Alda Merini però non riuscì a partecipare perché morì meno di 20 giorni prima. E naturalmente Ravasi rimase mortificato quando trovò questa lettera, perché gli arrivò molto tardi, però fece comunque in tempo a costruire insieme ad Alda Merini la prefazione a due sue opere molto importanti dal punto di vista del percorso religioso, che sono Corpo d'amore, un incontro con Gesù, e il poema della croce del 2004, mentre un incontro con Gesù è del 2001, quindi gli anni 2000, come dicevamo, editi per Frassinelli, a cura poi vedremo di chi si tratta, di Arnoldo Mosca Mondadori, che fu anche lui un suo caro, carissimo amico. Oltre a Monsignor Ravasi, a cui Alda Merini rimproverava tantissimo di essere partito per Roma e di averla lasciata sola a Milano, aver lasciato soli i suoi fedeli, oltre a lui c'è Don Chiodo. Don Chiodo, tra l'altro, era figurato sempre a cura di Arnoldo Mosca Mondadori sulla sua Parete degli Angeli. Alda Merini e Arnoldo Mosca Mondadori facevano delle vignette per divertirsi, in cui c'era ritratta Alda con la sua sigaretta, con tutta la sua sporcizia, con le sue frasi ad effetto, e di volta in volta qualche personaggio che frequentava la sua casa, perché Arnoldo Mosca Mondadori era quasi sempre presente, faceva la colonna sonora le sue giornate suonando il pianoforte per lei, con lei, e con un registratore, era munito di registratore per non perdere neanche un verso che la poetessa diceva, mentre lui aveva le mani impegnate a suonare il piano. E tra l'altro abbiamo messo di recente una registrazione proprio in cui è stato catturato il momento della poesia, quando nasce e fluisce. Ed è molto bello, vi consiglio di recuperarlo nei post della pagina. Don Chiodo è un teologo estremamente capace, chissà perché Alda Merini l'ha chiamato così, probabilmente l'ha ribattezzato, forse un po' per la sua figura esile e forse un po' anche per la risolutezza con cui portava avanti le sue idee per il ripristino di una fede più reale, più intera, più francescana, appunto. Questa fede larga, sull'esempio di San Francesco, quindi che venera, che celebra tutte le cose del creato, che è grata a Dio per tutto quello che gli offre, che gli mette a disposizione nel destino, che gli va incontro al proprio destino, anche se fatto di sole pietre, come dice Al. Ecco, c'è una bella riflessione di Don Chiodo, appunto, in una delle sue interviste, e che parte proprio da questo. La fiducia nel disegno divino, nel segno, l'arte di non credere al caso, unisce la figura dell'artista alla figura dell'uomo di fede. E questa forse è la sinergia più grande che c'è tra la parte poeta di Alda Merini e la parte umanissima, profonda, che non è orientata alla ricerca dentro di sé, ma anzi si offre al mondo e gli va incontro e lo accoglie e lo protegge come un cuore di madre, appunto. Ecco, Don Chiodo spiega molto bene quanto Alda Merini sia andata a leggerseli i Vangeli dopo essersi allontanata dall'istituzione della Chiesa nel periodo del manicomio,
non sappiamo che cosa abbia visto, che cosa le abbia suscitato, le abbia mosso, e in ogni caso si allontana dall'istituzione e con la guida di questi teologi, di questi uomini di fede, iniziò a leggere autonomamente i Vangeli, e questo la portò a riscoprire la poesia della radice. Quindi a leggere che sui Vangeli, soprattutto nell'Antico Testamento, viene esplicitamente riproposto un Dio che si fa carne. Il momento dell'Eucaristia è il corpo di Cristo, addirittura nell'ebraico antico, compassione, Dio è compassione significa ventre di madre, gravido, vivo. Naturalmente questo porta Alda Merini ad un'adesione immediata a questa modalità di fede in cui si sentiva maggiormente rispecchiata. Ma in merito all'episodio di San Francesco con il lupo, io vorrei leggere molto brevemente un omaggio di Antonio Nobili, che forse ci sta guardando e non lo sapeva, che a me piace molto e piace molto anche alla protagonista, al momento in cui Alda Merini, interpretata da Antonella Petroni a teatro, si alza e racconta, arriva al centro della scena e dice: «Mi cospargo il corpo di un unguento profumato e nuda indosso solo una pelliccia come fosse la mia pelle di lupa. A quel punto posso unirmi al branco delle anime carnali». Ecco. Questa è la carnalità, la sensualità di Alda Merini, che emerge in maniera libera, spontanea, che viene restituita sia alle figure sacre nella sua narrazione di un Gesù come un pazzo che gridava ai cieli tutto il suo amore per Dio, o la figura della Madonna che non chiudeva gli occhi né di notte né di giorno per non perdere di vista il suo Dio, che sono immagini estremamente umane. E questo stesso percorso viene proposto quindi nel suo capolavoro, che è la Terra Santa del 1984, in cui Alda Merini mette a confronto il suo percorso di internamento in manicomio con quello che è stato l'esodo del popolo ebraico verso la Terra Promessa. Ed è un'altissima poetica, una sensibilità e una carnalità, una terra che si sente, un fango che si sente, ed un percorso di presa di crescente consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie speranze e quell'attaccamento infine alla vita del quale non si può far senza, non si sa perché, forse per troppo sentire. Vi riassumo, mi farebbe piacere un po' questo concetto, partendo da una pagina del libro che ho scritto e che potete trovare su Amazon digitando il mio nome, Margherita Caravello, o il titolo del libro, Indagine su Alda Merini, non fu mai una donna domesticabile, poi riconoscete la copertina che è meravigliosa. In ogni caso lo troverete sicuramente anche qui sotto nei link. Quindi questo sodalizio che Alda Merini riesce a trovare tra la fede e la sua poesia forse significa che il divino al quale si rivolge non è altro che fiducia incrollabile nell'armonia degli opposti, nel coraggio di non abbandonarsi, nella passione sempre accesa, nello sguardo pronto e pieno d'amore, aperto a tutte le cose visibili e invisibili, vicine e distanti, liriche, umili e palpitanti. Ecco, questo è il modo in cui io ho cercato di riassumere tutto quello che sta dietro alla fede di Alda. Tra l'altro Alda Merini conosceva, aveva studiato il rapporto con la fede dei santi, il rapporto estremamente concreto, materico, ad esempio di Santa Teresa d'Avila, che Alda Merini conosceva e citava, e vi lascio immaginare l'estasi, no, di Santa Teresa scolpita dal Bernini, che sembra avere un rapporto d'amore, di passione in questo contatto con Dio. Oppure San Giovanni della Croce, che fu tra l'altro insieme a
Santa Teresa, il fondatore dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, e che fu considerato il più santo tra i poeti e il più poeta tra i santi, al quale tra l'altro appartengono i versi «Dio arriverà all'alba se io sarò tra le tue braccia», a cui Alda Merini fa riferimento. Vorrei chiudere con un episodio di colore, perché tra le vostre domande chiaramente ci sono anche le curiosità, siamo tutti curiosi rispetto alla biografia del poeta e quindi non vi spaventate, ma vi leggo questo episodio legato a Padre R. Siamo su Il suono dell'ombra e Alda Merini racconta di questo amore che non fu ricambiato e fu proprio dedicato a Padre R, non sappiamo il resto del nome. Poi vorrei raccontare di quel giorno quando andai da Padre R e mi denudai con forza il petto cantando «Lola che dilati la camicia!» E accorsero i frati, accorsi anche il padre superiore e io fui cacciata dalla chiesa. Denudandomi il petto, avevo messo in mostra un mazzo di banconote, appena riscosse all'ufficio postale di Via Gorizia. Così, non capirò mai se i frati siano stati sconvolti dal mio seno o dalla pensione degli invalidi. Quanta ironia, cioè si può anche ridere, no? Con Alda Merini, anche quando si tratta di un rapporto di fede e di divino. E poi vi leggo anche questo altro passaggio, poco più avanti. Il contemplativo dovrebbe essere un saltatore di ostacoli per poter salvare la misura della propria grandezza. Il corpo può essere un ostacolo, ma è il portatore dell'anima, la brocca entro cui sta il buon vino. Per adorare l'anima bisogna tener conto del corpo. Se l'amore angelicato è sfaldamento della ragione, il corpo è orario. Il corpo è ottusità primitiva, ma anche la forza vincente. Il corpo è penetrazione al vivo, in seno alla materia. Negare il corpo vuol dire negare l'arte, e negare l'arte vuol dire negare l'anima. Non si può imparentare la donna con gli angeli. E la donna intellettuale, attenzione, non sarà meno madre di colei che ha figliato, perché tutto in lei è diventato più sereno e più puro, ma non meno carnalmente e visceralmente sofferto. E questo forse è il sunto, la radice, il nocciolo della questione. Alda Merini ha sempre sofferto un grande dolore per la sua difficoltà a mettere in relazione il suo sentirsi madre, il suo sentirsi un poeta. Tra l'altro, un grande poeta rimproverava Don Chiodo quando, facendo il pendolare da Verona, riprendeva il treno per rientrare a Verona, da sopra le scale lei gli gridava: «Lasci me, che sono un grande poeta, per quattro insulse beghine». Alda Merini era e si sentiva il grande poeta, voleva e si sentiva anche madre. Aveva la gioia e l'aveva letta nelle scritture di poter sentire con tutti i sensi che Dio le ha donato l'amore e l'ha rivendicato per tutta la vita. Io vi ringrazio per aver seguito fino a questo punto. La prossima settimana ci sarà un incontro speciale con Antonella Petrone, il 17 alle 18 ci incontreremo per parlare dei favolosi anni 90 di Alda Merini e della sua tournée teatrale, perché anche Alda Merini ha avuto questa esperienza bellissima e come l'abbiamo restituita noi sulla scena con ospite l'interprete appunto di Alda Merini, Antonella Petrone. Lo spazio per le nostre domande, risposte, chiacchierate sulle tematiche più vicine alla vita e all'opera di Alda Merini lo riapriremo tra 2 settimane. Quindi, se nel frattempo avete domande, avete piacere di approfondire qualche cosa che ancora non ci è venuta in mente, fatecelo sapere, scrivete nei commenti. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.